Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del padre. In questo momento in Washington, dopo un lungo viaggio. We all bring the same air. We all carry. Merito anche, direi, e soprattutto del popolo italiano. Di Aldo Moro, almeno nessuno altro di tutti. Los imperialistas. Esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni. Con le forze che sono destinate per statuto a difendere. Combattenti di terra, mare e d'aria. I have a dream. Comandante, ci sono i terroristi a bordo. Continua il dramma della nave italiana Achille Lauro sequestrata. La prima cosa che ho visto è stato un lenzuolo bianco macchiato di sangue. A me hanno detto: adesso abbiamo ammazzato uno. Si pensò prima ad un'azione di forza. You can run, but you can't hide. Eravamo viso a viso con quelli della Delta Force. Gli americani non erano d'accordo, ma la posizione italiana era ferma, indiscutibile. Sembra che Abdul Abbas si rifiuti di scendere dall'aereo e chieda di lasciare immediatamente l'Italia. Ma non ci piace che questo terrorista è stato fatto scappare dall'Italia quando l'avevamo nelle nostre mani. E proprio di questo parliamo oggi, del dirottamento dell'Achille Lauro e della conseguente crisi di Sigonella. La nave italiana, l'Achille Lauro, ricorderete, dirottata dai terroristi palestinesi che poi furono a loro volta dirottati sulla base di Sigonella in Sicilia dai caccia americani che volevano arrestarli. E quella di Sigonella è stata una crisi che ha portato l'Italia e gli Stati Uniti sull'orlo della rottura diplomatica e anche sull'orlo di uno scontro a fuoco, di uno scontro armato, con telefonate violentissime tra la Casa Bianca della loro presidente Ronald Reagan e il presidente del Consiglio italiano Bettino Craxi. L'affare Sigonella dunque è un vero e proprio intrigo internazionale, un giallo politico e diplomatico che oggi vogliamo raccontarvi minuto per minuto con testimonianze inedite e con precisazioni su tutti i particolari. Tutto è inizio alle ore 13 del lunedì 7 ottobre 1985. Alle ore 13 di lunedì 7 ottobre 1985, la nave da crociera Achille Lauro è in navigazione nelle acque territoriali egiziane. 24.000 tonnellate di stazza, 200 metri di lunghezza, la nave batte bandiera italiana. A bordo ci sono 320 uomini dell'equipaggio e 107 passeggeri. Altri 670 passeggeri sono sbarcati per una visita guidata al Cairo e sono attesi in serata a Port Said. Dopo l'Egitto, la prossima meta è Ashdod, in Israele. Ma in Israele la Achille Lauro non arriverà mai. In Israele dunque l'Achille Lauro non arriverà mai. Quel viaggio per le oltre 400 persone che sono a bordo si trasformerà in un incubo. Ed è questa l'Achille Lauro, la nave che vedete che si troverà al centro di una crisi diplomatica senza precedenti. Ma intanto, qual era la situazione politica in Italia in quell'ottobre del 1985? Nell'ottobre 1985 Bettino Craxi è a Palazzo Chigi da 2 anni. Al Quirinale da pochi mesi è stato eletto Francesco Cossiga. Ministro degli Esteri è Giulio Andreotti, da sempre favorevoli al dialogo con i paesi arabi. Alla difesa il repubblicano Giovanni Spadolini, che è invece decisamente filo atlantico e vicino agli Stati Uniti di Ronald Reagan. Quanto alla Casa Bianca, l'alleato più fedele è come sempre Israele, con cui condivide l'ostilità per l'OLP e la linea di fermezza contro il terrorismo.
insomma, uno scenario complesso non solo sul piano internazionale, ma anche su quello nazionale, cioè in Italia, all'interno della stessa maggioranza di governo. Ma torniamo sull'Achille Lauro. È il 7 ottobre del 1985, a bordo sembra una giornata tranquilla, una giornata di vacanza, come tante altre. Invece non è così. All'improvviso sento prima bussare e poi aprire subito la porta. Era il comandante in seconda che mi dice: comandante, ci sono i terroristi a bordo. Alle 13.07 circa, quattro terroristi irrompono nella sala da pranzo dell'Achille Lauro, dove si trova la maggior parte dei passeggeri, e cominciano a sparare in aria. Nelle urla e nella confusione, una pallottola vagante colpisce un membro dell'equipaggio ad una gamba. Nel giro di pochi minuti, l'Achille Lauro è completamente nelle mani dei terroristi, che sono pochi, ma armati fino ai denti. Appena spalancai la porta della sala nautica, mi sono ritrovato questo Mahmoud, uno di questi ragazzi con suo fucile, che me lo puntò alla gola e disse: noi siamo, insomma, si dichiarò che cosa erano e che cosa volevano. La prima cosa che ho visto è stato un lenzuolo bianco macchiato di sangue, e sotto il quale c'era uno dei nostri marinai ferito alle gambe. Dopodiché ho visto un misto tra passeggeri vestiti, alcuni che indossavano ancora il costume perché erano stati trascinati dalla piscina. Quindi lì c'è stata una prima coscienza di quello che stava capitando. Dunque gli uomini dell'equipaggio si rendono immediatamente conto di quello che sta capitando. Un piccolo gruppo di terroristi ha preso possesso della nave e ha sequestrato tutte le persone di bordo. Ecco, ma perché i terroristi hanno sequestrato proprio l'Achille Lauro? Come sono saliti a bordo? E soprattutto, chi sono i terroristi che hanno sequestrato la nave? Quattro terroristi, di cui uno si scoprirà poi minorenne. Soltanto quattro persone, sufficienti però a tenere in scacco il mondo intero. Si sono imbarcati a Genova con passaporti falsi, confondendosi negli oltre 700 passeggeri dell'Achille Lauro. Si definiscono combattenti e membri dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. L'Organizzazione per la Liberazione della Palestina nasce nel 1964 e riunisce in una sola struttura una galassia di organizzazioni palestinesi molto diverse tra loro, ma con un unico obiettivo comune: la distruzione dello Stato di Israele. Componente principale dell'OLP è Al-Fatah, l'organizzazione fondata da Yasser Arafat, che dal 1969 diventa il leader indiscusso dell'OLP. Sotto la sua guida, l'OLP imbocca un doppio binario. Da una parte la lotta armata contro Israele, dall'altra la pressione diplomatica sulle Nazioni Unite, sui governi arabi, ma anche su quelli occidentali affinché sostengano la causa dei palestinesi. Verso la fine degli anni 70, la politica ufficiale dell'OLP si sposta su posizioni meno intransigenti. Ma nel 1985, Stati Uniti e Israele considerano ancora l'OLP un'organizzazione terroristica. L'obiettivo primario del comando palestinese era di fare un attentato nel porto israeliano di Ashdod. L'operazione andò in una certa misura, saltò, perché alcuni membri del comando erano stati sorpresi dall'equipaggio italiano che appunto mi mettevano a posto le armi, e quindi sentitisi scoperti presero d'assalto la nave e quindi la dirottarono. L'Achille Lauro insomma è stata dirottata quasi per sbaglio, quasi per caso, ma a questo punto sulla nave si vivono naturalmente degli attimi di terrore, di terrore profondo. L'incubo è appena iniziato. Sono le 15 circa dal dirottamento, sono passate 2 ore. Il marconista della nave riesce però a lanciare l'SOS. Mayday, Achille Lauro, Mayday. L'Achille Lauro si trova in quel momento a poche miglia dalle coste egiziane, ma il messaggio viene captato molto lontano, viene captato a Göteborg, in Svezia. Mayday, Achille Lauro, Mayday. Una stazione della radio costiera svedese capta un messaggio drammatico. La voce è quella del marconista della nave. Qui l'Achille Lauro, siamo stati dirottati da un numero imprecisato di palestinesi. Chiedono la liberazione di 50 loro compagni detenuti in Israele. Ore 17. Alla Farnesina a ricevere per primo la notizia è il ministro degli esteri Giulio Andreotti.
Subito dopo viene allertato anche il ministro della difesa, Giovanni Spadolini, che si trova a Milano e che ordina immediatamente lo stato di massima allerta per tutte le forze armate. Il governo, intanto, cerca riscontri alla notizia. 3 ore dopo, dalle autorità egiziane di Porto Said, la conferma. La motonave italiana Achille Lauro è sotto controllo palestinese. Buonasera, apriamo il nostro giornale con una drammatica notizia di pochi minuti fa. Il sequestro di una nave italiana con oltre 450 persone a bordo al largo delle coste egiziane. A bordo ci sono 200 marinai italiani, 50 marinai stranieri e 62 passeggeri di diverse nazionalità. Chiedono la liberazione di un gruppo di loro compagni detenuti in Israele, minacciando rappresaglie. A bordo dell'Achille Lauro... La notizia a questo punto è ufficiale, l'Achille Lauro è stata dirottata. E da subito il governo italiano naturalmente si muove su due fronti. Da una parte Spadolini, che è il più filo americano dei rappresentanti del governo, che riunisce subito i vertici militari. Dall'altra Andreotti, su posizioni tradizionalmente più vicine al mondo arabo, attiva tutti i suoi canali diplomatici. Lunedì 7 ottobre, ore 20:10. Al quinto piano della Farnesina, il ministro degli esteri Andreotti insedia l'unità di crisi. Ha il compito di raccogliere tutte le informazioni disponibili, aprire i primi canali diplomatici e tenere i contatti con i familiari degli ostaggi. Intanto al Ministero della Difesa, Spadolini, rientrato d'urgenza da Milano, convoca tutti i vertici delle forze armate e dei servizi segreti. D'intesa con il Presidente della Repubblica, Cossiga, che si trova nella tenuta di Castel Porziano, incarica i militari di mettere a punto un piano per liberare la nave con la forza. Ma l'operazione si presenta da subito difficile e rischiosa. Avevamo a disposizione, io mi trovavo a Castel Porziano, un potente radioricevente del servizio postale che mi diede la possibilità di ascoltare le comunicazioni del radio del comandante della nave. Mentre Spadolini studia le carte nautiche e le planimetrie della nave insieme agli alti vertici militari, Andreotti da casa si mette in contatto con Boutros Ghali, ministro di Stato egiziano, che gli assicura la totale collaborazione del Cairo. Andreotti quindi chiama Arafat, che prende le distanze dai terroristi. Con un comunicato, l'OLP precisa la sua posizione ufficiale. Noi non c'entriamo niente, vogliamo aiutare l'Italia in questa crisi. Ore 21:30. Il presidente del Consiglio, Bettino Craxi, arriva a Palazzo Chigi. Anche lui attiva subito tutti i canali diplomatici, assicurandosi la copertura politica della Tunisia grazie alla sua amicizia personale con il primo ministro Mzali. E mentre il governo italiano studia la via diplomatica, gli Stati Uniti hanno già deciso: nessuna trattativa con i terroristi. A Roma è mezzanotte circa, la prima notte dopo il dirottamento. Spadolini in quel momento convoca un vertice operativo al Ministero della Difesa. Martedì 8 ottobre, ore 24. Dal vertice operativo convocato dal ministro della difesa Spadolini partono i primi ordini. Gli incursori del raggruppamento Teseo Tesei della Marina Militare vengono trasferiti in elicottero sulla nave ammiraglia Vittorio Veneto. Da Livorno decollano 4 elicotteri da trasporto con a bordo 60 paracadutisti del 9° battaglione Colmo Skin. Dalla Sicilia decollano i ricognitori dell'aeronautica militare per individuare la posizione esatta dell'Achille Lauro. Nome in codice dell'operazione, Margherita. Ore 1. A Palazzo Chigi si riuniscono Craxi, Andreotti e Spadolini. Il ministro della difesa illustra il dispiegamento di forze ed espone il piano di intervento militare. Andreotti, da parte sua, chiede moderazione. Ore 3 del mattino. Yasser Arafat telefona a Bettino Craxi. Ribadisce che l'OLP è estranea al dirottamento e lo informa che 2 suoi emissari sono in viaggio per il Cairo per affiancare il governo egiziano nella trattativa. Uno dei 2 è Abul Abbas, leader del Fronte per la Liberazione della Palestina, una fazione dell'OLP di cui farebbero parte i terroristi, anche se in un gruppo dissidente. E una delle cose che poi molti non conoscono, che chi suggerì
di rivolgersi ad Arafat furono gli americani. Dissero: ma sentite un momento Arafat, cosa che fu fatta, e Arafat ci dette la sua disponibilità, e questo suo emissario sembrò un ricercatore di soluzioni. Dunque lo avete sentito, lo dice con chiarezza Andreotti: sono stati gli stessi americani a suggerire al governo italiano di attivare il canale diplomatico dell'OLP di Arafat, e Arafat in effetti sembra voler aiutare Roma in questa trattativa, tanto che, lo abbiamo già detto, ha proposto come mediatore un suo uomo. Il suo uomo è Abul Abbas, che si rivelerà un uomo chiave, protagonista di questa vicenda. Ma chi è Abul Abbas? Abul Abbas è il cuore di un bambino, veramente una persona molto semplice. Mohamed Abul Abbas, palestinese, cresciuto in Siria in una famiglia di profughi. Nel 1985 è il leader del Fronte per la Liberazione della Palestina, da lui fondato nel 1977. È considerato un duro, un uomo d'azione più che un politico, a capo di un gruppo che ha rivendicato numerosi attentati sia in Israele che in Europa. Nel 1982 il Fronte per la Liberazione della Palestina si spacca in due. Una parte resta nell'OLP di Arafat e segue la sua linea più moderata. Un'altra, filo-siriana e più intransigente, ne prende le distanze. Proprio di questo gruppo, secondo l'OLP, farebbero parte i dirottatori dell'Achille Lauro, che non sarebbero quindi riconducibili direttamente ad Abul Abbas. Su Abul Abbas, insomma, gravano da subito molte ombre, e da subito proprio questo mediatore proposto da Arafat, su di lui si concentra l'attenzione del Mossad, il servizio segreto israeliano, e degli altri servizi segreti americani. Ma torniamo sull'Achille Lauro. L'Achille Lauro viene individuata dai ricognitori italiani, sembra diretta verso le coste siriane, e infatti poco dopo i dirottatori prendono contatto proprio con le autorità del porto di Tartus in Siria. Martedì 8 ottobre, ore 11 circa. Da bordo della Achille Lauro, i terroristi contattano le autorità siriane. Ribadiscono che vogliono la liberazione dei 50 palestinesi detenuti in Israele e chiedono di negoziare con la Croce Rossa Internazionale e con gli ambasciatori di Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania Federale. Se non saranno accolte le loro richieste, faranno esplodere la nave. Loro avevano chiesto di poter attraccare in Siria. Io telefonai personalmente al presidente Assad, che era in visita in Cecoslovacchia, e gli esposi la situazione. Lui disse: guarda, noi preferiremo rimanere fuori da vicende di questo tipo, però se è utile noi diamo questo permesso. Ore 13:30. L'ambasciatore americano Maxwell Raab si reca personalmente a Palazzo Chigi, dove si incontra con il consigliere diplomatico di Craxi, Antonio Badini. Raab porta un messaggio di Ronald Reagan. La posizione di Washington è chiara: l'America non tratta con i terroristi. Ore 14. Da Damasco arriva la conferma. I dirottatori hanno chiesto di poter attraccare nel porto di Tartus. La Siria si dice disponibile ad accogliere la Achille Lauro, ma solo se Italia e Stati Uniti accetteranno di aprire un negoziato con i terroristi. Damasco vuole una risposta entro un'ora, le 15 in Italia. Achille Lauro, insomma, attende il permesso di attraccare a Tartus. Ma Damasco, per accogliere la nave, vuole prima da Roma e da Washington la disponibilità ad avviare la trattativa con i dirottatori. Però l'ambasciatore americano in Italia, Maxwell Raab, ribadisce: l'America non tratta con i terroristi. D'altra parte, i palestinesi da liberare non sono detenuti in Italia, ma in Israele. E anche Israele ovviamente rifiuta ogni scambio. A questo punto, allora, Craxi non ha altra scelta. Il governo italiano chiede a Damasco di non autorizzare l'attracco della nave italiana, però dopo il rifiuto dell'attracco da parte delle autorità siriane sull'Achille Lauro si scatena la furia dei terroristi. Immediatamente incominciarono a cercare di ottenere i passaporti dei passeggeri oppure le varie nazionalità per distinguerli. Quindi dopo molta fatica furono distinti alcuni americani, tra cui anche Greenhofer, che stava su una sedia a rotella, e poi ci stavano le ballerine nostre che erano inglesi, e ancora qualche
qualche prese, c'era pure. Leon Klinghoffer, 69 anni, americano, ebreo. È sulla Achille Lauro per festeggiare con la moglie il loro anniversario di matrimonio. È lui, un disabile sulla sedia a rotelle, la vittima scelta dai terroristi palestinesi. Klinghoffer viene portato sul ponte e ucciso con un colpo di pistola al petto e uno alla fronte. Poi, a due membri dell'equipaggio, viene ordinato di gettare in mare il suo cadavere. La morte l'ho appresa mentre stavo sul ponte, che Mahmoud, sempre questo, il solito Mahmoud, mi chiacchierava, si chiacchierava e avevo sentito dei colpi. Dopo alcuni minuti è arrivato Molchi con il passaporto di questo passeggero e mi ha detto: se non ci rispondono e si fanno sentire, noi ogni tre minuti ammazziamo un passeggero. Un morto ogni tre minuti, e questo è il messaggio lanciato dai terroristi da bordo della nave a Damasco. Poi però un colpo di scena. All'improvviso i terroristi cambiano la loro strategia. I dirottatori infatti ordinano al comandante De Rosa di fare rotta di nuovo verso l'Egitto e non uccidono più nessun passeggero. Ma allora che cosa è successo veramente a bordo? Secondo il Mossad, il servizio segreto israeliano, a questo punto sarebbe entrato in scena quest'uomo, Abu Abbas, l'uomo di il mediatore dell'OLP di Arafat. Sarebbe stato lui, Abu Abbas, dal Cairo, a contattare via radio i dirottatori e, sempre secondo il Mossad, ordinare di fare rotta verso l'Egitto e di non toccare più nessun prigioniero. E infatti la nave si sta dirigendo verso Porto Said. Siamo al pomeriggio di martedì 8 ottobre, ancora una volta è un radioamatore a dare la notizia di quello che sta capitando a bordo dell'Achille Lauro. Martedì 8 ottobre, pomeriggio. Un radioamatore libanese dichiara di aver captato una comunicazione tra la Achille Lauro e le autorità siriane, in cui i terroristi annunciano di aver ucciso Klinghoffer. In Italia la notizia non trova nessuna conferma. Mercoledì 9 ottobre, ore 2 del mattino. L'ambasciatore americano Raab torna a Palazzo Chigi. In un colloquio privato con Craxi, il diplomatico rivela che alcune intercettazioni confermano l'omicidio del passeggero. Washington dice: è pronta ad attaccare la nave. Craxi prende tempo. Si pensò prima ad un'azione di forza e la volevano fare sugli americani, erano disposti a farli sugli americani e con i loro SEAL. E lì ci fu un punto, diciamo, d'orgoglio. Gli italiani dissero: se l'operazione deve essere fatta, vi debbono partecipare anche gli italiani con Subin, perché si tratta sempre di una nave italiana. Fu scartata l'ipotesi perché si dissero gli organi tecnici che ci sarebbe stato comunque spargimento di sangue, anche molto probabilmente tra i civili che erano sulla nave. Insomma. Il governo italiano insomma non ha dubbi, la crisi va risolta evitando lo spargimento di sangue, dunque non resta che l'iniziativa diplomatica. Vincenzo Migliuolo, ambasciatore italiano in Egitto, riceve il preciso mandato di aprire un negoziato con i terroristi. Con lui anche i due rappresentanti dell'OLP, Anil Hassan e Abu Abbas. Saranno loro a trattare con i dirottatori. Sono le 9 del mattino di mercoledì 9 ottobre. L'Achille Lauro è al largo di Porto Said in Egitto. Mercoledì 9 ottobre, Porto Said, Egitto, ore 9. L'Achille Lauro getta l'ancora a 15 miglia al largo del porto. Il Mossad israeliano intercetta una conversazione tra un certo Abu Haled, poi identificato come Abu Abbas, e i terroristi a bordo. L'uomo, che i dirottatori chiamano comandante, intima la resa e promette un salvacondotto. Una nave, dice, li andrà a prendere, ma prima devono deporre le armi e scusarsi con il comandante e con i passeggeri. Roma, ore 11. L'OLP sottopone al governo italiano la richiesta di salvacondotto per i dirottatori. Gli americani si dicono subito assolutamente contrari.
L'Italia invece accetta, ma pone una condizione: che a bordo non siano stati compiuti atti di violenza perseguibili in base al codice penale italiano. Per questo motivo il governo chiede un contatto con Gerardo De Rosa, il comandante della Achille Lauro. De Rosa conferma: i passeggeri stanno tutti bene. Io ero sotto la minaccia delle armi, ma non una minaccia così. Una minaccia che di persone che io lo sapevo, che ormai lo sapevo in quel momento, che avevano già ucciso. Ho pensato che era meglio, come si dice, ponti d'oro al nemico che fugge, cioè bisognava agevolare la loro partenza dalla nave. Per il comandante dell'Achille Lauro, insomma, la priorità assoluta è quella di liberarsi dai dirottatori sotto la minaccia delle armi. De Rosa mente su quanto è avvenuto a Leon Klinghoffer. A questo punto, con le rassicurazioni fornite da De Rosa, il governo italiano autorizza l'ambasciatore Migliuolo a firmare il salvacondotto per i terroristi. Ma davvero il governo di Roma non sapeva niente della morte di Klinghoffer? Lì mentirono tutti. L'ambasciatore Migliuolo confessò, anzi con un'aria pure compiaciuta, e disse: avemmo fatto l'inghippo, è chiaro, no? L'inghippo, cioè l'imbroglio, abbiamo fatto l'imbroglio per gli americani. Assolutamente no. Craxi non sapeva che Klinghoffer fosse già stato ucciso. Non lo poteva sapere, perché non c'erano quelle notizie. Da noi non apparivano quelle notizie. Porto Said, ore 15:30. Un rimorchiatore egiziano raggiunge la Achille Lauro e preleva i dirottatori. La nave è libera. Craxi, che era in quel momento a pranzo in un ristorante sotto l'hotel Raphael, dove alloggiava a Roma, aveva ordinato un pranzo abbastanza leggero, ma poi passa a mangiare i cannelloni proprio perché si sentiva rinfrancato dopo tanti giorni di tensione. Si sentiva rinfrancato e ha detto: mangiamo questi cannelloni di questo ristorante, cosa che non faceva quasi mai, soprattutto a pranzo. E quel pranzo gli andò un po' storto, perché subito dopo, qualche ora, si venne a sapere che era stato ucciso appunto l'ebreo americano Klinghoffer. Cosa che, se avessimo saputo che ci fosse un omicidio, non per il fatto che fosse un ebreo, chiunque fosse, italiano o non italiano, noi non l'avremmo fatto, perché era veramente allora un favoreggiamento nei confronti dei delinquenti. Noi sentiremo adesso in diretta il comandante dell'Achille Lauro. A me hanno detto: adesso abbiamo ammazzato uno. Ma questo, scusi comandante, quando gliel'hanno detto? Me l'hanno detto, penso, subito dopo che l'hanno ammazzato. Le 4 del mattino, corrispondenti alle 3 del mattino ora italiana. Dopo una lunghissima e estenuante attesa, l'Achille Lauro sta entrando in questo momento nel porto. È la conclusione di una vicenda che per quasi 3 giorni ha tenuto col fiato sospeso milioni di persone, mobilitando le diplomazie e i governi di mezzo mondo. Dal muretto, non so come si chiama, il posto dove Klinghoffer era stato messo con la testa in giù, ucciso con una raffica di mitra, e poi il suo corpo era stato lasciato scolare tutto il suo sangue. C'era questa enorme bava di sangue che scendeva giù lungo tutto il fianco della nave fino alla linea di galleggiamento. Il Cairo, ore 12. Il presidente egiziano Mubarak convoca una conferenza stampa. Il presidente egiziano Mubarak ha affermato che i 4 terroristi palestinesi che hanno sequestrato l'Achille Lauro hanno lasciato l'Egitto, probabilmente diretti a Tunisi, ma questa notizia non ha avuto conferma in Tunisia. Mubarak ha anche aggiunto che non sapeva nulla dell'uccisione del passeggero americano a bordo della nave quando aveva accettato ieri di prendere in consegna i 4 terroristi palestinesi. Ma in realtà il presidente egiziano Mubarak mente. I servizi segreti americani infatti controllano il suo telefono e sanno che i terroristi non sono ancora partiti, ma sono in una base egiziana a 30 km dal Cairo. E gli americani sanno anche che di lì a poco i terroristi si imbarcheranno su un Boeing dell'Egyptair diretto a Tunisi. Per la Casa Bianca non c'è più tempo da perdere. Ronald Reagan, che vedete, dà ordine di intercettare l'aereo e condurlo in una base americana.
Sono le 21 circa del 10 ottobre. Al-Masa, Egitto, ore 21:15. Il Boeing 737 della Egyptair decolla dalla base aerea egiziana. Sull'aereo i quattro dirottatori, i due emissari dell'OLP, Ani El Hassan e Abul Abbas, e altri 8 egiziani. La destinazione è Tunisi, sede dell'OLP. Ma il governo tunisino, su richiesta americana, nega il permesso all'atterraggio. Il Boeing allora fa rotta su Atene, ma anche la Grecia nega il permesso. Da Washington, in quelle ore, Ronald Reagan manda un messaggio preciso ai terroristi. A message to terrorists everywhere. A message you can run, but you can't hide. Potete scappare, ma non vi potete nascondere, dice Reagan. E infatti i terroristi non possono nascondersi. Alle 22:30 circa, sui cieli del Mediterraneo, due caccia dell'aviazione americana intercettano il Boeing con a bordo i terroristi e i mediatori dell'OLP e costringono l'aereo a scendere nella base di Sigonella in Sicilia. Intanto alla Casa Bianca tentano di rintracciare il Presidente del Consiglio Bettino Craxi, ma Bettino Craxi è irreperibile. A questo punto allora entra in scena quest'uomo, l'uomo che vedete, Michael Ledeen. Nel 1985 Ledeen è un consulente della Casa Bianca, un falco che è stato anche collaboratore del SISMI e che oggi è uno degli esponenti di punta dei neoconservatori americani. È lui, Michael Ledeen, che telefona personalmente a Bettino Craxi. Siccome lui si qualificò come Michael Ledeen, Craxi non aveva molta simpatia. Michael Ledeen fece dire, oppure disse: io con Ledeen non vedo per quale ragione dovrei parlare, visto che ci sono altre persone qualificate, tipo un ambasciatore Rab e altre persone ancora. Non voleva attribuire a Ledeen un ruolo di portavoce del presidente Reagan. Ho parlato con l'assistente di Craxi, che insomma mi dimentico sempre il nome, Brandini, Cornelio Brandini. E lui tutta quella sera ha detto a tutti gli americani, perché l'ambasciata lo cercava disperatamente, e Brandini ha sempre detto che Craxi non c'era. Allora io, parlando con Brandini, ho detto: senti, sono io. Insomma, se tu mi stai dicendo che Craxi non c'è, mentre invece lui sta nella stanza accanto a te, tu ti troverai la tua fotografia in prima pagina di tutti i giornali del mondo. In quel momento me l'ha passato. Tramite Ledeen, la Casa Bianca chiede a Craxi il permesso di far atterrare l'aereo a Sigonella. Craxi concede il permesso, ma subito dopo contatta le autorità militari. L'aereo egiziano deve essere protetto a tutti i costi e i passeggeri devono essere sotto custodia delle autorità italiane. Craxi dunque ha idee ben chiare. I terroristi dell'Achille Lauro, i mediatori dell'OLP e tutti gli altri passeggeri dell'aereo egiziano devono rimanere sotto il controllo e la protezione delle autorità italiane. A Sigonella atterrano il Boeing dell'Egyptair, i due caccia americani, due C-141 con a bordo gli uomini dei corpi speciali della Delta Force americana. È da poco passata la mezzanotte di venerdì 11 ottobre. Appena l'aeroplano è atterrato, abbiamo messo dei mezzi davanti e dietro l'aeroplano e l'abbiamo preso e portato nell'area dove operava l'aeronautica. Questo, diciamo, che ha un po' scombussolato, ritengo, quelli che erano stati i piani degli americani, perché loro pensavano di far atterrare l'aeroplano, portarlo dalla loro parte, e lì noi non avremmo più potuto metter naso, perché se lo sarebbero preso loro. Sulla pista di Sigonella, i militari della VAM, la vigilanza dell'aeronautica, si dispongono in circolo intorno all'aereo egiziano. Ma appena sbarcati dai loro aerei, i militari americani circondano a loro volta il cordone di sicurezza italiano. Passano pochi minuti e arriva anche una colonna di automezzi dei carabinieri, i quali, armi in pugno, circondano gli americani. Eravamo viso a viso con i nostri ragazzi VAM, i carabinieri e quelli della Delta Force.
e la tensione c'era. Sarebbe bastato che gli americani avessero tentato di prelevare con la forza i terroristi che erano sull'aereo e che avessero travolto i nostri VAM. Anzitutto i VAM avrebbero risposto e poi certamente sarebbero intervenuti i carabinieri e sarebbe stato... avrebbero sparato, insomma. Dunque, se gli americani avessero tentato di forzare il blocco dei soldati italiani, i carabinieri avrebbero sparato. Tra Italia e Stati Uniti si profila a questo punto una crisi senza precedenti. Quello che durante il dirottamento della nave era stato soprattutto uno scontro politico, a Sigonella rischia di trasformarsi in un vero e proprio scontro armato. Il generale Steiner, capo della Delta Force, insiste, deve prendere assolutamente in consegna i passeggeri del Boeing, quelli sono i suoi ordini, ma gli italiani rispondono e rispondono a muso duro. Se gli americani si avvicinano all'aereo, faranno fuoco. A questo punto sul posto arriva il sostituto procuratore di Siracusa, Roberto Pennisi. Quando mi avvicinai all'aereo, vedevo che i cespugli si muovevano e io mi domandavo come mai i cespugli si muovono nonostante non ci sia un alito di vento. Poi mi accorsi che i cespugli non erano cespugli, ma erano i militari della Forza Delta, dell'esercito americano, che erano sbarcati dagli aerei che avevano dirottato l'aereo di linea egiziano e si erano immediatamente posti in una posizione da combattimento. Dunque, noi abbiamo detto a Steiner, provaci, va all'aereo e di ai carabinieri che i tuoi ordini sono di prendere i terroristi e portarli a Washington. E vediamo cosa dicono. I carabinieri hanno risposto, i nostri ordini sono di tenere i terroristi qui, ce ne occuperemo noi e non possiamo assolutamente darli in mano vostra. Noi ascoltavamo questa conversazione. Washington, venerdì 11 ottobre, una di notte ora italiana. Fallita l'azione militare, Reagan è fuori di sé per l'atteggiamento del governo italiano. Ai suoi collaboratori ordina di chiamare i propri contatti italiani. A turno vengono chiamati Andreotti, Spadolini, il ministro dell'interno Scalfaro, il direttore del SISMI Fulvio Martini. Andreotti fu chiamato da Schulz, se ho avvistato, Spadolini fu chiamato da Weinberger, mentre i servizi e gli stati maggiori avevano i loro contatti. Quindi fu un barrage per colpire, diciamo, di sorpresa noi e ottenere quello che loro volevano, che era una cosa estremamente anomala, contro il diritto internazionale. Dunque una procedura anomala e contro il diritto internazionale, così il governo italiano considera le richieste americane. A questo punto gli americani giocano il tutto per tutto. Reagan telefona a Craxi e gli chiede di consegnare sia i dirottatori che i negoziatori. Sono le 3 di notte di venerdì 11 ottobre. A fare l'interprete tra Craxi e Reagan è ancora Michael Ledin. Reagan ha detto: noi adesso manderemo questo mandato di cattura. E dunque ti prego di far mettere tutti quanti in galera. E Craxi ha detto, ma dobbiamo mettere tutti quattro in galera, non possiamo mettere due in galera e due sotto sorveglianza. E Reagan ha detto, ma perché no? Perché Reagan, contrariamente alla sua immagine, era insomma troppo buono in queste cose. E io l'ho tradotto dicendo, no, assolutamente tutti quattro in galera. E Craxi ha detto, va bene, mettiamo tutti in galera. Craxi era già prevenuto nei confronti di Ledin. Non sapeva che Ledin era l'interprete manipolatore
ma era prevenuto, assai prevenuto. Quando io incontrai per la prima volta Lady Dean in albergo, tanti anni prima, Craxi mi disse appunto alcune cose che misero in piena luce quello che faceva Lady Dean. Se una persona come Lady Dean diventa l'interlocutore o colui il quale traduce e traduce liberamente per conto proprio, vuol dire che qualcosa o nei servizi della CIA o in altre cose stava accadendo. Successivamente nel corso della notte il presidente Reagan mi ha nuovamente chiesto, mi ha esposto il desiderio del governo degli Stati Uniti di poter trasportare negli Stati Uniti il gruppo dei terroristi per sottoporli alla giustizia americana. Io a mia volta ho fatto presente che i reati erano stati commessi in territorio italiano e che quindi la giurisdizione apparteneva all'Italia. Su questo il Presidente degli Stati Uniti ha convenuto, ma ha preannunciato però una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti nei confronti dei quattro terroristi. Ma è vero, per esempio, che con Reagan nella notte di Sigonella, quella famosa, fra lei e lui sono volate delle parole grosse? No, parole grosse no, parole ferme, diciamo, hanno attraversato il filo, ma parole ferme, non parole grosse, no, anzi, tutto si è risolto in modo molto, dico, molto civile, con una reciproca contestazione di argomenti. Quella tra Craxi e Reagan resterà comunque una telefonata storica, la prima volta in cui l'Italia ha detto no agli Stati Uniti. L'Italia non consegnerà agli americani i quattro terroristi dell'Achille Lauro perché li metterà in prigione e li processerà secondo le leggi italiane. Reagan a questo punto accetta la decisione di Craxi. A Sigonella allora, in conseguenza di questa telefonata, il confronto a muso duro tra i militari italiani e i militari americani giunge all'epilogo. Sono le 4 del mattino di venerdì 11 ottobre. Gli ho dato 10 minuti di tempo per ritirare i suoi uomini. Lui è uscito dalla stanza e è andato su un terrazzino, che era lì vicino, ha chiamato il solito uomo con il suo telefono, ha parlato al telefono, non so con chi. Fatto sta che, chiusa la telefonata, mi ha detto: colonnello, allora gli uomini a bordo dell'aeroplano sono suoi. Sigonella, venerdì 11 ottobre, ore 4 del mattino. Gli americani non hanno scelta. La Delta Force si ritira e lascia la base di Sigonella. Il generale Steiner, tuttavia, resta alla base per accertarsi che i terroristi vengano effettivamente arrestati dagli italiani. 2 ore dopo, i 4 dirottatori scendono dall'aereo e vengono presi in consegna dai carabinieri. A bordo del Boeing però è rimasto Abul Abbas, l'uomo che gli americani considerano come il mandante dell'operazione Achille Lauro. E Abbas non solo non vuole scendere dall'aereo, ma chiede con l'insistenza di poter ripartire con l'aereo. Da Palazzo Chigi il consigliere di Craxi, il consigliere diplomatico di Craxi, Antonio Badini, tenta di mettersi in contatto con lui per convincerlo a restare come ospite e testimone. L'ambasciatore Badini mi ha chiamato dicendomi che lui voleva parlare con Abul Abbas. Abbiamo messo il telefono sulla scaletta dell'aeroplano. Abul Abbas, quando si è affacciato all'aeroplano per rispondere al telefono di Badini, ha visto che intorno c'era ancora qualche americano, tra i quali il generale Steiner, ha fatto dietro front e se ne è ritornato all'aeroplano. Io non parlo con nessuno. Io ho partecipato al gruppo di lavoro italo-egiziano-palestinese per salvare i 400 passeggeri della nave. Invece di ringraziarci, hanno montato tutta una storia. E poi bisogna vedere come l'amministrazione americana ha sequestrato l'aereo egiziano. E non solo questo. E non solo questo, visto che l'ha fatto violando la sovranità del territorio italiano. Insomma, Abul Abbas non ha nessuna intenzione di mollare. Dal Cairo
il governo egiziano ribadisce, Abu Abbas parlerà soltanto di fronte a un diplomatico italiano e solo a bordo dell'aereo e in nessun caso potrà essere arrestato. A questo punto, cioè, sostanzialmente l'Egitto tutela, difende, si schiera con Abu Abbas. Achille Lauro, infatti, non sarà autorizzata a partire da Porto Said, cioè dall'Egitto, fino a quando il Boeing con a bordo Abu Abbas non avrà lasciato Sigonella. Craxi, allora, a questo punto invia a Sigonella il suo consigliere Badini, il capo del SISMI Martini, l'incaricato d'affari dell'Olpa Roma Al-Husseini, e li invia per trattare con Abu Abbas. E lì abbiamo visto e incontrato gli ufficiali americani. C'è stata, l'aria era tesa. Gli americani insistevano che non fanno partire l'aereo, che vogliono entrare nell'aereo a prendere Abu Abbas, perché questo è un ordine. La parte italiana, con cortesia e gentilezza, ma con molta fermezza, gli dicevano: non è possibile, questa è una decisione del governo italiano, questa riguarda la sovranità del governo italiano e dell'Italia in particolare. Gli americani in quel momento non erano né d'accordo né contenti veramente, ma la posizione italiana era ferma, indiscutibile. Sigonella, ore 16:30. A bordo del Boeing, Abu Abbas incontra Hussein e il consigliere Badini, a cui ribadisce di essere estraneo al dirottamento della Achille Lauro e di voler subito lasciare l'Italia. Poco dopo, da Palazzo Chigi, arriva la decisione di Craxi. L'aereo deve lasciare Sigonella alla volta di Roma. Consiglieri Badini ed io abbiamo ripreso il nostro piccolo aereo e ripartiti, ma non prima di aver visto l'aereo egiziano dove c'era Abu Abbas partire davanti a noi. Quando l'aereo poi partì e venne a Ciampino, senza avvertirci, la caccia americana dalle portaerei si levò in volo per cercare di dirottare l'aereo su basi più sicure, mentre fu scortato dalla caccia italiana. E lì vi furono conversazioni, diciamo, molto sostenute e anche piccanti, che io ascoltai, tra i piloti italiani e i piloti americani. Si scambiarono male parole. Dunque si scambiarono male parole e siamo alle 23:10 di venerdì 11 ottobre. Il Boeing egiziano, scortato dai caccia americani e da quelli italiani che si scambiano male parole, atterra a Ciampino. A poche centinaia di metri atterra anche l'aereo americano con a bordo il generale Steiner. Poche ore dopo, a Palazzo Chigi, arriva la richiesta ufficiale da parte americana di arresto e di estradizione di Abu Abbas. Il governo passa la richiesta americana al ministro di Grazia e Giustizia, Mino Martinazzoli. Mino Martinazzoli, a sua volta, risponde in maniera ufficiale alle ore 13 di sabato 12 ottobre. Il ministro ritiene che la richiesta di arresto non contenga sostanziali elementi secondo i criteri che la legge italiana fissa per l'acquisizione delle prove e per il giudizio sulla loro evidenza. Ancora una volta, insomma, Roma risponde no agli Stati Uniti. Il problema a questo punto diventa dove può andare Abu Abbas e come può evitare che gli americani intercettino di nuovo il Boeing che lo porta alla destinazione prescelta. A quel momento ho detto io: possiamo tentare di far ospitare Abu Abbas, far ricevere Abu Abbas dal governo della Jugoslavia. Dopo un'oretta di attesa, la nostra ambasciata a Belgrado mi ha chiamato dicendo: sì, abbiamo la possibilità di ricevere Abu Abbas qui a Belgrado. Roma, ore 18:30. In gran segreto l'aereo egiziano decolla da Ciampino. Dopo pochi minuti atterra nel vicino aeroporto di Fiumicino. Qui, protetto dai servizi segreti italiani, Abu Abbas si imbarca su un aereo di linea jugoslavo.
Alle 18.45 l'aereo decolla alla volta di Belgrado. Rab venne ad assicurarsi che nessuno sarebbe potuto ripartire e dovremmo dirgli, guardi, che l'aereo è ripartito. Perché... Oltretutto va anche detto che gli egiziani non lasciavano partire l'Achille Lauro se non fosse stato fatto partire Abu Abbas. Io in quel periodo sono stato in Jugoslavia come ambasciatore palestinese in Jugoslavia e poi quando Abu Abbas è andato dall'Italia dopo la storia di Sigonella, tutto questo, e lui è venuto in Jugoslavia, a Belgrado. È rimasto 8 giorni a casa mia, a Belgrado. E io ho sentito da lui tutta la storia, anche a livello personale, come lui ha parlato. Lui considera che lui non ha avuto nessuna responsabilità diretta sul sequestro, al contrario, lui considerava che il suo ruolo è stato veramente salvare la vita di tutti quelli che sono stati in quella nave e salvare la nave stessa. Nel giugno 1986 il Tribunale di Genova condannerà Abu Abbas all'ergastolo in contumacia come mandante del dirottamento della Achille Lauro e dell'omicidio di Leon Klinghoffer. Ma se la condanna di Abu Abbas arriverà soltanto 9 mesi dopo il sequestro della Achille Lauro e l'omicidio di Leon Klinghoffer, in Italia subito si scatena la polemica politica all'interno del governo. Questa fu la goccia che fece traboccare il vaso del generalmente molto pacifico Giovanni Spadolini, che allora era ministro della difesa. Sulla possibilità di andare in Parlamento con un documento abbastanza sfumato, così come lasciava prospettare Forlani, che cosa ne... Non conosco documenti sfumati, io ho detto che non voto nessun documento che implichi in qualunque modo approvazione di quello che è avvenuto sul caso Abbas. Non ho che da confermare questa dichiarazione deliberata all'unanimità dal partito. Diciamo un po' la verità, lui aveva un comportamento, Spadolini, che era completamente diverso da quello di Craxi. Era filo americano Spadolini, Bettino Craxi non lo era. Ne aveva il suo concetto di essere italiano, non pensava di dovere nulla agli americani da un punto di vista generale. Dunque, se il governo è diviso, la polemica rischia di avere delle conseguenze molto pesanti, impreviste, molto pesanti nel rapporto tra Italia e Stati Uniti. Per la verità, non pensavamo di avere una reazione così forte da parte dell'opinione pubblica americana, che si scatenò per alcuni giorni con una particolarissima violenza. L'importante è che noi dimostriamo il nostro atteggiamento, insomma, non ci piace che questo terrorista, arciterrorista, questo grande assassino, è stato fatto scappare dall'Italia quando l'avevamo nelle nostre mani. Fu il punto più alto di popolarità di Craxi, che fu applaudito dall'intera Camera dei Deputati, esclusi i repubblicani, perché imbroccò un discorso nazional popolare, insomma. Io insistevo perché noi richiamassimo il nostro ambasciatore per dimostrare che noi, che questa azione non ci è piaciuta affatto. Il Dipartimento di Stato ha detto no, dobbiamo proteggere Craxi, se facciamo rientrare l'ambasciatore il governo cadrà. Quando io sento tutte le polemiche mi vengono mosse contro in Italia, dove mi mettono in crisi il governo per Sigonella e per la vicenda di Abu Abbas, io dovevo recarmi a Washington e annullai il viaggio per protesta di fronte a questo atteggiamento americano e dei loro amici e dei loro portavoce in Italia, va bene? Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale i rapporti tra Italia e Stati Uniti non sono mai stati così difficili e tesi come al momento di Sigonella. Ma anche sul fronte interno è crisi di governo. Il 16 ottobre per protesta i ministri repubblicani lasciano il governo Craxi. Intanto però
la diplomazia è già al lavoro per ricucire i rapporti tra l'Italia e la Casa Bianca. Il giorno dopo mi arriva una telefonata da parte del mio amico Whitehead, che era il vice segretario di Stato ed era una persona molto ragionevole, e mi disse: che ne diresti se io facessi un salto a Roma e portassi al presidente Craxi una lettera di Reagan? Ecco, e così fu concepita la famosa lettera Dear Bettino. Dear Bettino. Beh, non bisogna dimenticarsi che dopo qualche giorno il presidente degli Stati Uniti mi scrive una lettera personale chiamandomi per nome e dicendomi: caro Bettino, non fare così, vieni qua che siamo amici. Washington, domenica 19 ottobre 1985. La lettera di Ronald Reagan a Bettino Craxi chiude formalmente la crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti. A dispetto delle divergenze, scrive Reagan, l'amicizia tra i nostri paesi e l'impegno comune contro il terrorismo non sono in discussione. Il 6 novembre, con un nuovo voto di fiducia alla Camera, si chiude anche la crisi di governo. L'epilogo alla vicenda Achille Lauro arriverà però dalle aule di tribunale. Primo luglio 1986. Il tribunale di Genova condanna all'ergastolo Abu Abbas e due dei quattro terroristi dell'Achille Lauro. L'esecutore materiale dell'omicidio di Leon Klinghoffer viene condannato a 30 anni di reclusione. Il quarto terrorista, minorenne, viene condannato a 17 anni di prigione. Maggio 1987. La Corte d'Assise di Appello di Genova conferma tutte le condanne. 9 anni più tardi, l'assassino di Leon Klinghoffer non rientra in carcere dopo un permesso previo. Viene arrestato in Spagna ed estradato nuovamente in Italia. 15 aprile 2003. Le forze speciali americane arrestano in Iraq Abu Abbas, che viveva in una villa a Baghdad protetto da Saddam Hussein. 9 marzo 2004. Abu Abbas muore in un carcere americano alle porte di Baghdad. Fonti militari americane affermano che è deceduto a seguito di un attacco cardiaco.